è già ripartito. Mirko Brunetti non ha perso tempo, la voce clamorosa dopo l'addio da Perla. Cosa sta succedendo? L'addio tra Mirko Brunetti e Perla non ha sorpreso tutti. Le voci di una rottura imminente era nell'aria da molti mesi. Già subito dopo la fine del Grande Fratello c'era chi aveva sollevato dubbi. Adesso arriva una notizia su Mirko Brunetti destinata a sollevare un polverone. Mirko che, da parte sua, era già intervenuto con un lungo post sfogo. La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno. Scrive Mirko, che continua, ma sono sicuro che capirete. In questo percorso abbiamo davvero cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere, soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Mirko Brunetti, dopo l'addio a Perla spunta l'ipotesi uomini e donne, e ancora, duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco. La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e sincera e ho sognato insieme ad ognuno di voi. Lei rimarrà tra le persone più importanti della mia vita, sarà sempre una parte di me. Sui motivi per ora siamo fermi alle speculazioni, ma una segnalazione arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano sembra lasciare intendere che Mirko avesse, in realtà, maturato la decisione da tempo e sempre da tempo avesse già deciso come consolarsi. Nello specifico, Marzano ha pubblicato la conversazione con qualcuno che dice di sapere per certo che l'ex Geffino entrerà nel cast di Uomini e Donne come cronista, o perlomeno la redazione lo avrebbe contattato. Mirko di Perla in contatto con la redazione di UE e di Per il Trono. Già lo sapevate? In più lei ha iniziato a cercare casa a Milano perché intende andare via. Insomma. Di Mirko Brunetti si sentirà parlare ancora a lungo. Per consolarsi avrebbe scelto la TV, lo studio di Maria De Filippi e le bellissime corteggiatrici di Uomini e Donne. Si tratta, è bene precisare, di segnalazioni.